Buonasera, ben trovati a Notizie di Prato TG. Partiamo dalla guerra in Ucraina raccontandovi la storia della pratese di adozione Irina che è bloccata sotto le bombe a Kiev. Alessandra Grati. Le immagini dei bombardamenti in Ucraina fanno paura, ma per Enrico Martelloni sono angoscianti, visto che la moglie Irina è bloccata a Kiev. Era partito un mese fa per andare a trovare i genitori e i figli, poi è arrivata la guerra. Ma mia moglie alle 7 mi ha chiamato e mi ha riferito che stavano bombardando vicino a casa sua, a pochi chilometri. E era spaventata come erano spaventati i figli, e però lei ha cercato di rassicurarmi il più possibile. Avevano i viveri, avevano le medicine, quindi guarda, stai tranquillo, noi ne siamo al sicuro. Per ora i collegamenti telefonici non sono stati interrotti, così Enrico e Irina possono almeno sentirsi durante la giornata. Mi ha fatto un po' di cronaca anche per capire la situazione del popolo stesso che si sta preparando a combattere porta a porta contro l'invasione. I coniugi Martelloni hanno anche pensato ad una possibile fuga, ma ormai è tardi. Adesso non siamo capaci di poter organizzare un trasferimento veloce dai combattimenti di questi giorni. Riesce a tornare perché logicamente è tutto bloccato, sappiamo che la Polonia ha aperto i confini, però ci sono lunghe code già di 20 km per fuggire. Una situazione che è precipitata nel giro di poche ore. Mia moglie è andata con sua figlia al teatro a vedere uno spettacolo, la vita continuava regolarmente, il genero era al lavoro, la figlia della figlia è all'università, faceva i corsi universitari. Ora Enrico spera solo che la guerra finisca presto e che Irina possa tornare a casa sana e salva. Speriamo anche noi. Passiamo al Covid. Prosegue la settimana nera a Prato, dove anche oggi sono segnalati 4 decessi che portano il totale da lunedì a ben 20 morti. Sentiamo Claudio Vannacci. Non si arresta la serie nera di decessi a Prato per il Covid, in questa che è sicuramente la settimana peggiore da qualche mese a questa parte. La regione segnala che 4 dei 32 morti annunciati nel quotidiano bollettino sono pratesi. Si tratta di un 66enne di Montemurlo e di una donna di 85 di Prato, entrambi deceduti al Santo Stefano, e di due donne di 83 e 93 anni che erano ricoverate alla Melagrana. Sale così a 757 il totale delle vittime pratesi della pandemia, 20 delle quali solo da lunedì. L'ASL, senza fornire ulteriori informazioni, dice comunque che alcuni dei decessi potrebbero risalire ai giorni scorsi. Quello della curva dei morti è l'unico indicatore ancora negativo, visto che tutti gli altri segnalano un allentamento della pandemia, a partire da quello dei posti di letto occupati negli ospedali toscani dai pazienti Covid, che oggi sono 922, 41 in meno rispetto a ieri, di cui 65 in terapia intensiva. 4 in meno. Calano pazienti Covid anche a Prato, oggi sono 74 in area medica al Santo Stefano, 4 in terapia intensiva, 40 al Pegaso e 44 alla Melagrana. Calano anche nuovi contagi in provincia di Prato, nelle ultime 24 ore sono stati 115, 19 in meno rispetto al giorno prima. A proposito di Santo Stefano, l'AS Toscana Centro invia rinforzi per il pronto soccorso. Dal 1 marzo torna a Prato il direttore del DEA, Simone Magazzini. Sentiamo. Dal 1 marzo il numero 1 del Dipartimento di Emergenza Urgenza, Simone Magazzini, torna in servizio al pronto soccorso del Santo Stefano, dove resterà per circa 6 mesi e comunque fino all'esito del concorso per l'assegnazione definitiva di questo ruolo. Lo ha deciso il direttore generale dell'AS Toscana Centro, Paolo Morello Marchese, per rafforzare la risposta del servizio sanitario pubblico di fronte a una carenza drammatica di personale e a un numero di accessi quotidiani sempre elevatissimo, che spesso supera ogni record regionale. 58 anni, fiorentino, Magazzini ha diretto il pronto soccorso dell'ospedale pratese per quasi 11 anni, prima al Misericordia e Dolce e poi al Santo Stefano. Nel luglio del 2020 è stato chiamato a un altro delicato incarico, quello di responsabile della centrale 118 Firenze-Prato, un ruolo che continuerà a mantenere anche durante i prossimi 6 mesi. Come in tutti i pronto soccorso c'è grande stress dovuto alla carenza di personale medico, spiega Morello. In più in quelli di Prato e Pistoia la direzione è ancora vacante, ma poiché il Santo Stefano presenta i numeri più alti è qui che gioco il jolly, bisogna rinsaldare i ranghi.
Resta aperta però la questione del boarding, ossia della lunga attesa di un letto dei pazienti in uscita dal pronto soccorso e destinati al ricovero. Un problema sempre esistito a causa del dimensionamento dei letti inadeguato del Santo Stefano rispetto alle esigenze del territorio e ai tempi lumaca delle dimissioni nei vari reparti. Solo così si spiega il fatto che dal nostro pronto soccorso esce lo stesso numero di persone da ricoverare delle altre strutture ospedaliere, ma solo qui si crea il tappo che tanti disagi crea ai pazienti, costretti per ore su una scomoda barella. Con le dimissioni più rapide, ove possibile, la riduzione dei ricoveri Covid, i disagi dovrebbero ridursi, ma la vera soluzione sta nella costruzione della nuova palazzina del Santo Stefano, che porterà oltre 100 letti in più. Restiamo in ambito sanitario perché c'è il piano per smaltire le liste di attesa che si sono accumulate con l'emergenza Covid e è previsto, questa è la promessa, di smaltire tutto entro l'estate. Sentiamo Gigliola Caridi. Via libera al piano operativo regionale per lo smaltimento delle liste di attesa entro la prossima estate. Per le prestazioni da recuperare, sospese a causa del Covid-19, la Regione Toscana ha stanziato tutte le risorse previste dalla legge di stabilità 2022, ovvero 31,5 milioni di euro. Ci siamo preoccupati di programmare quelle risorse, quasi 32 milioni di euro, per far fronte a quelle che sono le liste d'attesa sulle prestazioni specialistiche, sulla diagnostica e naturalmente sulle prestazioni chirurgiche che identificano. Siamo in 37.000 da recuperare. Le aziende entro l'estate dovranno garantire le prestazioni che saranno prenotate entro i tempi massimi previsti dal piano regionale di governo delle liste di attesa, almeno per il 90% delle prestazioni. Lavoreremo con l'attività istituzionale, cioè quella ordinaria, con la produttività aggiuntiva per i nostri dipendenti, con l'aumento del monte ore per gli specialisti convenzionati, laddove diciamo necessario anche con il ricorso al privato accreditato, per avere un piano di aumento dell'offerta che in qualche modo riesca a contenere e progressivamente ridimensionare, diciamo, le attese. Una sala slot nella zona di Viale Galilei e un ristorante in zona San Paolo, entrambi gestiti da cittadini cinesi, sono stati chiusi per 5 giorni dalla questura dopo che durante i controlli effettuati ieri sono stati trovati all'interno avventori privi di Green Pass. In particolare nella sala VLT gli agenti della squadra amministrativa hanno sorpreso un giocatore italiano senza certificazione verde. Per il titolare era la terza sanzione per lo stesso motivo. Così stavolta, oltre alla multa, è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni. Analogo provvedimento anche nei confronti del ristorante cinese dove i poliziotti hanno trovato sia i clienti senza Green Pass sia personale di cucina che non indossava la mascherina. Torniamo a occuparci del regolamento dei campi nomadi perché ieri è stato approvato quello nuovo con le modifiche necessarie per la chiusura di queste aree. È stato approvato dal Consiglio Comunale con anche una parte dell'opposizione che quindi si è spaccata. Sentiamo. Passa anche con i voti di una parte dell'opposizione, in particolare quelli del Movimento 5 Stelle di Marilena Garnier, l'operazione chiusura dei campi nomadi cittadini. Ieri pomeriggio, con 24 voti a favore e 9 contrari, il Consiglio Comunale di Prato ha approvato il nuovo regolamento per la permanenza nelle aree attrezzate, che pone le basi per incentivare l'uscita delle famiglie sinti da questi spazi, a cominciare da quello in Viale Manzoni, dove è prevista la terza corsia della 11, e da quello in Via Pollative. Le modifiche permettono l'accesso ai bandi delle case popolari e all'emergenza abitativa al pari degli altri cittadini. In più si prevede un contributo di 6.000 euro a famiglia in caso di soluzioni immobiliari in proprio. Il Partito Democratico è rimasto compatto anche nel bocciare l'emendamento di Fratelli d'Italia che ancorava l'elargizione del contributo all'assenza di precedenti penali e pendenze con il Comune. Anche in questo caso hanno dato manforte al PD i pentastellati e Garnier. Una scelta soprattutto quella di Garnier che appartiene alla coalizione di centrodestra che ha provocato una durissima reazione di Fratelli d'Italia. Da ieri, afferma il capogruppo Claudio Belgiorno, è evidente che la maggioranza ha un nuovo consigliere all'interno dell'opposizione. Un consigliere che in passato si è candidato con la Lega e con Fratelli d'Italia. Ne prendiamo atto per le collaborazioni future. Una spaccatura sottolineata anche dalla maggioranza, soddisfatta dell'esito del voto. C'è bisogno di proporre ricette di governo e non solo di fare sit-in e masticare slogan. Sul tema la minoranza è spaccata.
Alla fine ha raggiunto i 39.070 euro il ricavato dell'asta per Luana Dorazio e il suo bambino, promossa e organizzata dall'archivio Carlo Palli, anche grazie alla mobilitazione corale di decine di artisti che hanno risposto all'appello lanciato dallo stesso Palli e donato le loro opere. Il ricavato sarà interamente versato su un conto corrente intestato alla Fondazione Opera Santa Rita ed è a disposizione della famiglia dell'operaia ventenne morta tragicamente nell'orditura di Montemurlo nel maggio scorso. Abbiamo argomento, vediamo qual è il miglior olio d'oliva di quest'anno. Sentiamo Alessandra Grati. Il 2021 è stato un anno difficile per la produzione dell'olio, tanto che molte aziende hanno deciso di non raccogliere neppure le olive. Una decina invece non solo hanno prodotto, ma si è anche iscritto al concorso Oleum Nostrum, promosso dalla Camera di Commercio di Prato e Pistoia in collaborazione con i comuni della provincia. La 18ª edizione è stata vinta dall'azienda agricola Marchesi Pancrazzi. Le varietà dell'olio sono diverse, a Bagnolo, dal Leccino, Moraiolo, Frantoio e Pendolino, ed è un miscuglio che è una buona combinazione fatta da chi mi ha preceduto, insomma. Il secondo gradino del podio è toccato invece all'azienda Felice Agricoltura, specializzata nella produzione bio. Noi siamo nati biologici e resteremo biologici, ci crediamo. Anzi, tra un po' nascerà anche il pane certificato biologico made in Montemurlo. I concorrenti, che sono stati tutti premiati con un diploma di partecipazione, hanno presentato oli privi di grossi difetti. Le gelate dei primi giorni di aprile hanno ridotto il naturalmente la produzione, e la siccità che poi si è presentata nei mesi di luglio, agosto e settembre ha ridotto al minimo però la produzione. La qualità è una qualità buona, non ci sono difetti marcati. La 18ª edizione torna dopo un anno di stop a causa della pandemia. È un modo per premiare le aziende che con tanto impegno, con tanto lavoro, con tanto amore si dedicano a questa attività e che riescono a produrre un prodotto di elevatissima qualità. Ed è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon fine settimana.